Ciao a tutti, buonasera, sono Francesca Devetag. Oggi siamo qui a vivere un'esperienza unica per la prima volta all'interno del collegiale della Nazionale Italiana che si sta preparando per i mondiali del prossimo anno qua in Italia. Siamo stati ospiti con il primo gruppetto dell'Under 14, nuovo, aggregato oggi, per iniziare un percorso che speriamo possa seguire quello della Nazionale Maggiore e che auguriamo a tutte le ragazze che sono venute oggi di conquistare gli obiettivi e i sogni nel miglior modo possibile. Siamo all'interno di un centro che ci sta ospitando e abbiamo creato, grazie al direttore tecnico Loredana Bava, il primo ritrovo di queste ragazze che vengono da tutta l'Italia, trovate con fatica, con grandi sacrifici. Ringraziamo dapprima le famiglie che hanno avuto la possibilità di portare le ragazze fino a Milano. Ringraziamo il centro sportivo che ci sta ospitando, la Nazionale Italiana, che ci ha dato la possibilità insieme alle ragazze di vivere oggi un pomeriggio di sport all'interno di un progetto che è quello Campioni Sordi, oggi, ieri e domani. Il mio augurio è quello di far vivere alle ragazzine che sono venute oggi il percorso che sta facendo la Nazionale Maggiore. Abbiamo avuto l'onore di vivere con loro il pomeriggio. Le ragazze della Nazionale Maggiore si sono integrate con le nostre nuove piccoline, giocando a pallavolo con loro e facendo vivere fin dall'inizio della giornata cosa vuol dire indossare la maglia dell'Italia. Il pomeriggio è andato molto bene, ci siamo divertite, le bambine sono state presenti numerose. Il nostro augurio è quello di raccoglierne sempre un numero maggiore per dare linfa a questo movimento, crescita e vitalità. Ringrazio tutti per il sostegno, l'aiuto che ci è stato dato per rendere possibile questa giornata, da prima la Nazionale, ma tutte le persone che lavorano per la Nazionale e intorno alla Nazionale. Faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze prima di tutto, che possa essere questo l'inizio di un bel percorso per loro e che possa portare tutti noi in più in alto possibile.